Di andata del campionato Perretti, partite adesso agli ordini del direttore di gara, signor Danilo Barretta della sezione di Pistoia. Traversone in area di rigore, il colpo di testa alto poi da De Simone, Carli, Martini arriva in sovrapposizione, Martelli, Martini invece va dentro col cross verso De Simone, il colpo di testa e la palla fuori, il tiro che finisce sul fondo con lo scontro aereo tra Campani e De Simone che resta giù, va da Carli, Carli in zona tiro, il destro blocca Campani, partita che sembra accendersi in questi ultimi 5 minuti, che finisce qui 0-0 tra Prato e Pisa al termine dei primi 45 minuti di gioco, pochissime emozioni. Riparte adesso agli ordini del direttore di gara che è Danilo Barretta di Pistoia. Attacca adesso con Zaccagnini in posizione centrale, Zaccagnini fino in zona tiro, il mancino bloccato da Reggiani senza problemi. Dini per De Simone in zona tiro, De Simone col destro, Campani la mette giù e blocca. Altra sgroppata da parte di Gianni in profondità, buona per Pesci, Pesci esce Reggiani e chiude. Grande movimento proprio nell'area piccola di Iaon, benvenuti col destro, il colpo di testa da parte di Forci, da parte di Calzolai. De Simone fa scorrere per Iaon, Iaon pallone dentro, il tocco, la palla che resta lì e la rete del Prato, l'1-0 al 21esimo minuto di gioco, ha segnato Giannini sul tocco ravvicinato, poi lo dà a Carli. Giannini, De Simone in zona tiro e la palla fuori di un niente. Langella sul pallone, sono Iaon in barriera, va Langella, pallone in area, prova a girarlo e ci riesce. Non è così, siamo già dall'altra parte, il destro fuori da parte di Matteoni. Langella sul pallone, dentro il colpo di testa e la palla in rete per il pareggio del Pisa. Con Gianni, se non ho visto male, proprio così ha segnato Gianni nel primo minuto di recupero, pareggia il Pisa. Il lancio in avanti alla ricerca di Giannini che tiene, anzi no, non riesce a tenere il pallone in gioco ma non c'è più tempo, 1-1, fischia la fine Barretta di Pistoia, un gol e un punto a testa per Prato e Pisa.